amici di Sport Perugia TV, eccoci tornati per una nuova puntata del nostro format sul Perugia Calcio alla vigilia di Livorno-Perugia con il grifo che si presenterà all'Armando Picchi di Livorno con tutta la rosa a disposizione. Per stessa ammissione del suo tecnico Massimo Oddo, sarà recuperato chiaramente anche Cristian Quan dopo aver scontato una giornata di squalifica. Ha detto il tecnico del Perugia: vogliamo essere propositivi sia in casa che fuori, voglio lo stesso grifo. Insomma, questo il concetto principale emerso dalla conferenza stampa di oggi pre-Livorno. Abbiamo poi anche quelle che possono essere le probabili scelte di Mister Oddo, che chiaramente nella conferenza stampa non si è sbottonato assolutamente per niente. Rimane quindi il dubbio fra modulo ad albero di Natale o 4-3-1-2 con un trequartista e le due punte. Noi pensiamo che per quelle che sono le caratteristiche del Livorno, per quella che può essere lo sviluppo della partita dell'Armando Picchi, potremmo rivedere gli stessi 11 che abbiamo visto nell'esordio in campionato contro il Chievo. Quindi avremo Vicario in porta, in difesa Rossi, coppia centrale Ghiomber, Angella, e dall'altra parte Di Chiara, mentre il centrocampo inamovibile con Carraro in regia e ai suoi lati Falzerano e Dragomir. Davanti probabilmente conferma per Fernandes, dietro alle due punte, quindi in questo caso scelta obbligata, Melchiorri e Iemmello. Arbitra Valerio Marini di Roma 1. Si tratta di una designazione arbitrale abbastanza favorevole per il Perugia. Se andiamo a vedere quelli che sono i precedenti con l'arbitro romano, abbiamo 4 vittorie, 2 pareggi ed un KO. L'ultimo precedente riguarda la scorsa stagione, la sfida di Spezia terminata 1-1, un Perugia non bello che riuscì comunque a portare a casa un punto prezioso nel finale. Curiosità, Valerio Marini è stato anche l'assistente VAR del preliminare di Verona del maggio scorso. Chiaramente non è andata bene, ricordiamo il nefasto 4-1 che ha distrutto tutti i sogni del Perugia. I precedenti con il Livorno non sono chiaramente a favore, ne abbiamo 15 con 3 vittorie del Perugia, 5 pareggi e ben 7 KO. Non è comunque una chimera a livello proprio storico, infatti già l'anno scorso il Perugia riuscì ad espugnare il campo di Livorno con il 3-2 firmato Melchiorri, Verre e Vido, la prima vittoria in trasferta della scorsa stagione. Ci auguriamo chiaramente possa ripetersi il Perugia ed inaugurare così nel migliore dei modi quello che è il cammino lontano dai curi in questa nuova stagione. Torniamo invece a quello che è il mercato, prima di dare uno sguardo all'avversario, il Livorno. Dal mercato arrivano notizie incoraggianti per quanto riguarda il possibile ritorno di Diego Falcinelli. Infatti, se non dovesse arrivare, come sembra, nessuna proposta dalla A, l'attaccante ex Sassuolo prenderà in considerazione solo il Perugia, insomma un ritorno a casa in caso di retrocessione tra virgolette in quella che è la cadetteria. Sembra invece fatta per il croato Balic, talento croato che arriverà in prestito secco dall'Udinese. Dicevamo infatti dell'avversario, il Livorno, che presenta due grandi ex. Il primo chiaramente l'allenatore Roberto Breda, ricorderemo i suoi trascorsi sulla panchina del Perugia nella stagione 2017-2018, riproverà un altro mezzo miracolo come lo scorsa stagione quando riuscì a portare alla salvezza un derelitto Livorno quando lo prese, lo ricordiamo, all'ultima posizione successe a Cristiano Lucarelli. Quest'anno, avendo rinforzato la rosa e soprattutto ringiovanita, tenterà una tranquilla salvezza probabilmente per un campionato di media classifica. Dicevamo che in rosa c'è anche un altro grande ex ed è appunto l'attaccante Fabio Mazzeo, una garanzia per la Serie B nonostante le sue 37 primavere, insomma un giocatore che non è più un ragazzino, non è più un giovincello, ma che può fare sempre comodo all'interno di un meccanismo di un campionato molto lungo e molto difficile. Sono tutte qui le notizie per oggi, per questo speciale pre-Livorno. Noi vi diamo appuntamento per la puntata di commento della gara del Picchi
vedremo chi portare come ospite per commentare. Noi speriamo come sempre delle belle notizie per il Perugia Calcio. Non ci resta che darvi appuntamento sulla pagina Facebook di Sport Perugia, sul canale YouTube, oppure potete anche vederci in TV dal digitale terrestre, canale 14 ETV Umbria. Grazie!